È la prima volta che mi relazionavo a dei detenuti ed è stata un'esperienza molto trasformativa non solo per loro ma anche per noi registi, in quanto diciamo che durante lo sviluppo e le riprese del documentario siamo cresciuti insieme, se così possiamo dire. Siamo cresciuti da un punto di vista comunicativo e anche di empatia. Noi li abbiamo seguiti questi detenuti all'incirca per 5 mesi e piano piano ci siamo aperti con loro, abbiamo legato insieme a loro e è andato sempre meglio anche dal punto di vista della regia, perché anche loro si sono riusciti ad aprire dopo un po' di tempo, non subito. All'inizio erano un po' più chiusi e forse anche noi non eravamo abbastanza sciolti. Beh, l'esperienza diretta di persone implicate proprio in prima persona in problematiche complesse, molto pesanti, perché uno che finisce in un istituto insomma ha un percorso abbastanza inusuale ma comunque molto molto forte. È molto emozionante vedere un'esperienza con delle persone vere, in un ambito vero, con delle problematiche vere e l'emozione viene da quello. Penso che sia comunque un bel film a livello sociale, è importante comunque fare questo genere di proiezioni, perché comunque è importante vedere anche altre realtà che magari tante volte non ci fanno vedere e sembrano molto lontane da noi. È stato molto bello, un documentario fresco, nuovo e è una bella iniziativa. Mi ha toccato molto profondamente a livello emotivo, perché al di là delle parole che ho sentito dire da queste persone, che sono sicuramente significative, quello che mi ha toccato e emozionato tanto sono stati proprio lo sguardo che avevano, qualcosa che avevano negli occhi e una vitalità nuova che riuscivano ad esprimere e che mi toccava. Fa capire anche che c'è un'umanità ricca, perché rende bene l'idea dell'impegno di ciascuno. Si può fare qualcosa per il bene comune, anche chi è detenuto può percepire la ricchezza di questo messaggio. Insomma, mi sembra molto ben riuscito.